Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di multe fatte dagli autovelox, quindi un argomento molto spinoso per noi motociclisti, però recentemente è arrivata una sentenza della Cassazione che definisce quelli che sono le distanze tra cartello, segnaletico e autovelox, quindi è una cosa assolutamente importante per noi automobilisti oppure noi motociclisti. Perché di fatto in passato molto spesso si poteva fare ricorso contro una multa fatta da un autovelox, sia fisso che mobile, proprio per il fatto che non ci fosse la distanza minima. E questa sentenza della Cassazione, questa nuova sentenza, diciamo, definisce, ridefinisce un po' il concetto di queste distanze, le cambia, le altera. Prima però di parlarvi di questa sentenza, da cosa è nata, quello che è successo, la vicenda, vi voglio parlare dell'articolo 25. Comma 2, legge 120 del 2010, che molti di voi penso già conosceranno, perché fa riferimento a quelli che sono i limiti di distanza tra autovelox e postazione e relativo cartello segnaletico sulle varie strade. Qui di fianco vi lascio uno screen di questo articolo, vi faccio anch'io il riassunto, magari praticamente dice che al di fuori dei centri abitati ci deve essere una distanza minima tra cartello e autovelox di almeno 1 km. Questo vuol dire che se vi fanno una multa e non c'è questa distanza, magari sono 800 metri, si può fare ricorso e si può vincere questo ricorso e quindi vedersi annullata la multa. Ed effettivamente in passato molti ricorsi li hanno fatti e vinti proprio grazie al fatto che questa distanza minima di 1 km non era garantita, non era presente. Però, dicevo, è arrivata recentemente una sentenza della Cassazione che purtroppo cambia un po' il significato di questo articolo. Purtroppo perché va a nostro svantaggio. Il tutto è successo qualche giorno fa quando un automobilista è stato multato perché andava troppo veloce su un tratto di strada. Lui andava a 88 all'ora su un tratto di strada dove il limite era 70 all'ora, quindi era fuori il limite di 18 km/h. Hanno fatto la multa e l'automobilista ha fatto ricorso. Ha fatto ricorso perché? Perché in quel momento c'era una distanza tra cartello e autovelox, postazione mobile, di meno di 500 metri, perché lui, diciamo che si atteneva a questo articolo 25 del quale vi ho parlato prima, quindi diciamo c'era questa distanza di 400 metri, quindi per forza di cose in teoria doveva far ricorso, doveva vincerlo, però la cosa è arrivata alla Cassazione, la Cassazione ha dato torto all'automobilista e ha dato ragione alla polizia, perché hanno fatto un'interpretazione tutta loro dell'articolo di questo articolo qua del 25. E hanno stabilito questo, quindi questa è la cosa importante che dovete ricordarvi: la distanza minima di 1 km vale nel caso di autovelox fisso, mentre nel caso di autovelox mobile, postazione mobile, non vale più il discorso della distanza di 1 km, ma ci deve essere una distanza definita adeguata. Quindi, diciamo, il problema è capire cosa si intende per distanza adeguata. Effettivamente, come facciamo noi a stabilire se il cartello e l'autovelox erano distanze adeguate? Semplicemente non lo faremo noi questa valutazione, ma se dovessimo far ricorso per una multa, perché magari secondo noi non c'era questa distanza, sarà in quel caso giudice di pace a stabilire se effettivamente la polizia ha agito giusto oppure no. E lo farà sulla base di vari fattori, per esempio il tipo di strada, cartelli, eccetera, eccetera. Però sarà una cosa che valuterà il giudice di pace. Purtroppo questa è una cosa che va a nostro svantaggio, perché ovviamente se ci si poteva attenere al chilometro era facile prevedere se si poteva vincere il ricorso oppure no, bastava capire se questa distanza c'era, nel caso che non ci fosse stata, automaticamente il ricorso era vinto. E invece adesso le cose cambiano, quindi non vale più questa regola, non vale più il chilometro, per quanto riguarda meno le postazioni mobili, vale la definizione di distanza adeguata e chi la giudica sia adeguata o no lo giudicherà il giudice di pace. Quindi brutte notizie che non faranno altro che aumentare ovviamente i soldi ai comuni, alle province, chi per loro, derivate dalle varie multe e ovviamente questo incentiverà i poliziotti, la polizia, la locale, la stradale, eccetera, eccetera, a mettere le loro postazioni sempre più vicine ai cartelli per evitare che noi ce ne accorgiamo che c'è la postazione e riusciamo a frenare in tempo. Tutto questo per fare cassa per i vari comuni, province, eccetera, eccetera. Quindi questa è la cosa importante, ricordatevela,
Parlando invece un attimo di me, dovrei avere la prova di settimana della nuova Africa Twin, che vi lascio qui di fianco per chi non la conoscesse, per quei due o tre. Parliamo della nuova Enduro Stradale, modello 2020, che la Honda ha presentato all'ultimo ECMA. Molto interessante, vi ricordo che nella classifica delle top 100 moto più vendute da gennaio a novembre era al secondo posto. Quindi nel caso che faccia bel tempo, che non piova, se piove magari la faccio ancora, ma che non nevica o che non ci sia ghiaccio, farò appunto questo giro con l'Africa Twin e poi vi porterò il video, penso, domenica. Quindi da questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, se vi è piaciuto, se magari vi era interessante. Lasciate un mi piace appunto se nel caso che lo fosse stato. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA Biker Ufficiale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!